Hello guys, bentornati in questo nuovo Car Market Watch, l'ultimo prima degli spoiler della Ready Collection, che non si sa quando usciranno in preciso, escono dai 14 ai 10 giorni prima, ultimamente escono un pochino più tardi, però tradizione vuole che se io faccio un Car Market Watch esce la giornata stessa qualcosa per sconvolgere il mercato, una banlist, qualcosa, quindi probabilmente escono oggi questi spoiler, perché è così ragazzi. Mi raccomando, se volete preordinare i box Ready Collection, Tac Box, quello che volete, utilizzate, passate per il mio link in descrizione, utilizzate il codice sconto GEN5, così supportate il canale. Iniziamo dalle carte Jubel, Trono dell'Incubo, Money Card affermata ormai del di Lede, Money Card tra virgolette, perché comunque la carta più costosa sta a 26 euro a copia per i playset. È qui, non sta facendo granché Jubel, però quando uscirà il Phantom of Jubel di sicuro diventerà un bel deck, senza dubbio. Comunque c'è abbastanza disponibilità di copie, sembra il prezzo sia stabile. Finché non combina niente, penso starà fermo qui, anzi inizierà magari lievemente a scendere. Altre carte, tra virgolette, per Jubel, Varudas, Sigret, tantissima disponibilità. Sta a 13 euro a copia praticamente, 14, e continua a scendere piano piano. È una carta molto forte, però fino a che non esce un archetipo che lo fa in modo consistente, che lo fa prima della quinta summon, perché lo puoi giocare per adesso praticamente solo i Jubel, non è una roba che fai sempre. Sta qui, cioè straforte come carta, ma la giochi in un deck forse... C'è tanta disponibilità che ci vuoi fare. Ultima carta Jubel, la fusione, che è scesa parecchio nel tempo. E voi direte, ma come? Escono i nuovi supporti Jubel e scende la fusione. Più che altro probabilmente è scesa perché per quando diventerà meta questo deck, cioè quando uscirà il Phantom of Jubel, questa carta si giocherà in monopair nell'extra, perché proprio non avete spazio per una roba del genere. Quindi la troviamo a 13-14 euro a copia. Non si muove da qui, sta lì, è una monocopia, forse due per al massimo, quindi è normale che sia sceso un pochino. Altra roba sempre per Jubel, l'anima svincolata signore Yama, che sale a 20 euro a copia, continua a salire, vabbè, una carta fortissima, probabilmente almeno un due per in qualsiasi deck che utilizza l'engine Unchained, è enorme, generica, pochissime copie disponibili tra l'altro, 215 copie sono davvero davvero poche. Quello che è sceso magari un pochino è l'anima svincolata, perché è la carta che ci aspettiamo di vedere ristampata per esempio nella rarity. Quindi qua tra l'altro i filtri, dove siete? Filtri inglese italiano, non sta così bassa, però sta comunque, vabbè oddio ci stanno le copie inglesi, sta sulla ventina ecco, si sono tolti i filtri a caso. 20-25 euro a copia, ci sono anche le copie a 17, vedremo se verrà ristampata a Raidi, perché se non viene ristampata qui probabilmente ricomincerà a salire subito dopo. Passiamo adesso all'apprendista incubo, che piano piano ragazzi, vedete che è scesa tanto dai prezzi pre-order, come ci aspettavamo sui 20-25 euro a copia, ma dopo che è stata ferma per tanto tempo sulla ventina, piano piano vedete, sta iniziando a salire. E io vi dico che innanzitutto la disponibilità è abbastanza scarsa, perché ci sono rimaste solo 800 copie di questa carta. Al momento Chimera non sta combinando niente, però se Illusion in generale, perché non è solo Chimera, perché per adesso se pensiamo Illusion pensiamo a Chimera perché il deck più forte che c'è al momento, ma piano piano che annuncia nuovi supporti, esce un nuovo deck Illusion... Questa è una carta obbligatoria in qualsiasi deck Illusion, l'hanno stampata quest'anno, quindi non vedremo una reprint per comunque un bel po' di tempo. Sta per adesso già sui quasi 25 euro a copia per i playset, ci sono alcuni playset qua da un italiano addirittura a 23 euro a copia, che vi consiglio di prendere subito. Io mi sono preso un playset quando stava sui 21 euro a copia circa, secondo me è una roba che vi conviene prendere adesso, perché se Illusion si gioca questa la giochi, è tanto forte come carta. Prendetela. Un'altra carta invece vi dico che secondo me non c'è fretta di prendere e che mi stupisco che stia ancora sui 9-10 euro è la Diabels, che sta comunque alta, continua a scendere, prima o poi ci arriverà ai 5 euro che vi avevo detto sarebbe costata, però vedete c'è una disponibilità abnorme, è una monoper, cioè non c'è senso che costi così tanto. Chimera, sempre appunto per il deck Chimera, piano piano sale un pochino, ma lievemente, cioè c'è questa tendenza da 10 euro, piano piano passa ai 10, 12, è una tendenza a salire. Ci sono ancora abbastanza copie disponibili, troviamo dei playset a 10 euro a copia, però sta salendo, io vi dico ragazzi, anche questa secondo me è una roba da prendere se volete giocare. Secondo me Chimera non è male, è vero che ristamperanno...
Dune in nei teen di quest'anno, per carità, però finché non ristampano, se per caso qualcuno inizia tira fuori una lista forte questo deck, solo 450 copie disponibili per una ultra sono davvero davvero poche, cioè le quantità sono paragonabili a Uncharted Soul of Yama, quindi dateci un occhio. Passiamo adesso a Tenpai, 2500 copie disponibili per questa super, il Pydra, ma i prezzi continuano a salire. È una super, c'è disponibilità, ma nessuno c'ha fretta a liberarsene. Ormai 12 euro a copia. Io vi ho detto, ragazzi, occhio a questa carta. Io fossi in voi mi prenderei un playset subito, se avete intenzione di giocare Tenpai in futuro, perché non penso che scenderà, e se ristampano appunto il tridente, questa carta sale. Salgono anche tutte le carte in realtà attorno a Tenpai, alcune poco perché vabbè sono common, però oddio, anche qui non è che ne sono rimaste tante. Beh, la versione super, ci sono anche delle versioni Mario un pochino più economiche qui, però... vediamo, un euro a copia, ma stanno sparendo 2 euro a copia, continua a salire questa roba qui. Sale tantissimo, tra l'altro, il drago luce lunare rosa nera, che vabbè è passato da niente di un mese fa a ormai, anzi di, sì, di un mese fa a salire a 5-6 euro a copia, quando è uscito Tenpai, va bene, ma adesso ormai è arrivato a una roba come 9-10 euro a copia, che sono davvero, davvero, davvero tanti. Questa è un'altra carta che potrebbe essere ristampata nella rarity, si spera, ma non è una carta così iconica. Non so, potrebbe essere la carta random che mettono dentro, però sono soldi. Anche il distruttore samurai, tra l'altro, sale un pochino. Vedete, tutta questa roba attorno a Tenpai sta salendo. Ci sono ancora tante copie disponibili del Time Lord, però il prezzo medio sta a 3 euro a copia. Anche questa è una di quelle carte che vi conviene prendere. Tutte queste carte sono salite intorno a Tenpai, potrebbero salire ancora di più sempre per la ristampa del tridente, quindi occhio. Il Dragoncello Fedele alla Luce, che sta a 10-12 euro a copia, ragazzi. Sta carta... vabbè, ci sono delle carte che anche se non sono meta... piacciono, c'è sempre una fan base casual, diciamo, di Yu-Gi-Oh! Che vuole giocare deck che gli piacciono, divertenti, e il Dragoncello sta a 10-13 euro a copia, 1000 copie disponibili. Il prezzo è questo, tra l'altro è salito anche piano piano il Drago la Punizione, che sta, beh, finché non reprintano, sta a 20 euro a copia, non è una roba assolutamente competitiva, però... è una roba che piace, Fedele a Luce, tra l'altro ristampano pure Light of Destruction tra un paio di mesi, quindi va bene. Sono qui, sono queste cifre, che vi devo dire, vale la pena comprarli? Dipende da quello che volete fare, vi volete divertire, vale sempre la pena comprarvi una carta, se vi ci volete divertire, volete giocare, tanti mi chiedono, ma vale la pena comprare questo, quest'altro? Dipende da quello che volete fare, volete giocare competitivo? Assolutamente no, però se vi piace giocatelo. Ragnaraika si stabilizza ormai appunto sui 10 euro a copia, un deck che ha solo potenziale, quindi la continua si stabilizza. Il mostro, come avevo detto, che tra l'altro all'inizio stava un pochino più basso la magia, è salito un pochino di più, però sta sempre sui 12 euro a copia. Finché non combina qualcosa, finché non annunciano un deck appunto pianta, slash rettile, eccetera, forte, questo deck non ha senso di stare alto, infatti sta qui perché ha potenziale. Per adesso non combina granché, i nuovi supporti non sono granché, però non si sa mai che esca qualcosa di nuovo. Centurion Auxilia è sceso parecchio, 2 per nell'extra sta sui 3 euro a copia praticamente, è sceso di più di quanto mi aspettassi, sapevo sotto i 10 euro, pensavo più sui magari 6-7 euro, così invece è sceso parecchio, mentre sale invece tutto il resto di Centurion, quindi vediamo Primera che praticamente è salita ormai a 22, ritornata sui 20 euro a copia, comunque Ott pure lui sta ritornando sui 30 euro a copia per i playset praticamente, e anche Trude è salita praticamente ai livelli Primera. Questo soprattutto per i nuovi supporti che usciranno ovviamente in Infinite Forbidden, quindi un nuovo tuner, finalmente non perdiamo se l'avversario ci fa SP su Primera, perché non abbiamo più tuner da evocare, quindi un deck forte, senza dubbio, un po' prevedibile, lineare, certamente, certamente, però sappiamo che Valiant Smasher non verrà ristampato entro quest'anno, perché non è stato nemmeno annunciato nei teen, quindi se magari esce una Ballist che fa male altri deck... questo deck è comunque solido, c'ha tanto non engine, possiamo splasharci le engine dentro, tipo, che ne so, gli Horus, sta roba qui, c'è tanta roba e ci si può infilare qua dentro, quindi è comunque un deck forte, tra l'altro disponibilità bassissima delle carte.
Sale oltre a questo qui sempre The Valiant Smasher Mementolan, che è salito ormai prezzi raddoppiati, sia per la rapida che per uno degli starter migliori, che è Lang Strega. Il Boss Monster, vabbè, è una monoper, quindi sta sui 3 euro a copia, sta tranquillo. Questo per i nuovi supporti annunciati sempre in Infinite Forbidden, quindi Mementolan, Mystica Ship, che non è male. La carta veramente forte è la nuova fusione. È un deck forte, competitivo, questo qui? A me non sembra. Mi sembra pure questo un deck un po' per divertirsi. Ho visto della gente che gioca questo deck mischiato con Goblin Rider, perché c'è una carta memento che si chiama Goblin, quindi che può evocare, tirar fuori dal deck a caso. Non ne vale la pena, secondo me. Fa interruzione, fa negate praticamente solo per i mostri, che non è proprio consigliabile, tra l'altro tramite la trappola continua, anche con i nuovi supporti, riesce a fare giusto Pollusa per non perdere la Nibiru prima, ma è solo neghetti mostri, quindi non lo so, non mi sembra un deck eccezionale, però sta a queste cifre, non scenderà probabilmente per un bel po', perché appunto Vaya Smasher non verrà ristampato. La Phoenix, la Furiosa Fenice, 40 euro a copia, stabile, sta lì, volete giocare Salamagna, so cavoli vostri, so cavoli vostri. Sale tanto anche Melodius piano piano, non tanto la solo ce lo aspettavamo e sarebbe salito se Melodius avrebbe performato. È un deck che non fa secondo me una board impressionante, però è una board che fa davvero tanto, ma tanto, 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 tanto male a Snake Eye, davvero difficilissima da rompere per Snake Eye. 30 euro a copia per l'assolo, ma quello che mi sorprende è il fatto che sia salita davvero davvero tanto Ostinato, ma tantissimo, che è una common, tra l'altro con due stampe common, una di espansione, una di tin, quindi tantissime copie disponibili. Vediamo che ci sono tante copie, magari sui centesimi le vediamo, appunto così, sui due centesimi, tante copie, tra virgolette, sono tutte monoper a centesimi, però i primi playset dobbiamo pagare comunque almeno un euro a copia. Prezzo medio, ragazzi, lo troviamo sui 2,40 euro e continua a salire. Non tante copie disponibili in realtà, considerato che è una common, 1000 copie per una common, per questa stampa, e 200 per quest'altra, sono davvero 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 poche, quindi 1200 copie disponibili. Se avete intenzione di giocare Melodius, vi conviene, ma ripensa a riprenderla, vedremo se verrà ristampata nella rare di questa carta. Se non viene stampata, e se magari stampano solo a solo, sono cavoli, però penso stampino magari tutto se lo ristampano. Però, visto che è anche una carta che potete, a differenza di a solo, splashare in vari archetipi, l'abbiamo visto mischiato con per esempio il Voiceless Voice, questa roba qui, prendetevi un playset, una common, spendere 2 euro a copia fa male, però è carina l'engine, è carina. Tra l'altro sale anche il resto della roba, magari che la fusione vecchia, Schuberta, ci sono alcune copie a poco, però iniziano a costare comunque sui 2 euro a copia. E poi parliamo invece di Trickstar Aqua Angel, che è una carta anche Marincess, che quando la possiamo evocare special se controlliamo un Trickstar o un mostro Marincess, e se questa carta viene mandata al cimitero come materiale Link, ci fa guardare tutta la mano dell'avversario e anche le carte settate. È carina come carta, però se risolve problemi Trickstar e Marincess non sembra. Sembra un'aggiunta carina, per carità, però come vedete sia Marincess che Trickstar non salgono, non gli importa molto di questa carta, quindi sta lì. Cioè avete sempre gli stessi problemi, perlomeno per quanto riguarda Marincess, che è SP Little Knight, un extender carino, però devi avere già un body a terra, quindi cambia poco. E niente, ragazzi, questo qui era il Card Market Watch, una roba abbastanza rapida, non c'è tantissimo da dire, vedremo. Ci sarà tanto da dire quando uscirà Raidi, mi raccomando, volete preordinare utilizzando i miei link in descrizione. E come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.